non è più un problema di chi vive solo nei piccoli centri vicini alla montagna o alle colline, ma oggi è un problema delle periferie, dei grandi centri urbani, Torino compresa, dove i cinghiali ormai entrano, contribuiscono al degrado urbano, portano rischi sanitari anche, oltre al pericolo per i bambini e per le persone. Un grande flash mob in 20 capoluoghi di regione, noi qui a Torino e in tutti gli altri capoluoghi di regione, davanti a Piazza Montecitorio, tutti contemporaneamente per lanciare un grande messaggio. Città e campagne unite contro i cinghiali. In Piemonte, nei primi 5 mesi del 2021, più 63% le istanze di danno presentate dai nostri agricoltori. La situazione è completamente fuori controllo. Il problema non è più solo degli agricoltori, non è solo degli automobilisti che molto spesso ci perdono l'automobile e in alcuni casi ci hanno perso inspiegabilmente addirittura la vita, cosa assurda nel 2021 perdere la vita per un incidente con un cinghiale. Non è più un problema solo dell'ambiente, dell'ecosistema, non è più un problema solo di chi vive nei piccoli centri, ma anche di chi sta nelle periferie dei grandi centri urbani, Torino in testa. È evidente che serve un'azione coordinata, nuova, straordinaria, dove Stato, Regione e Prefetture, con il loro compito di coordinamento sul territorio, affrontino quello che è diventato un problema di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. E quindi abbiamo una proposta con alcuni temi nazionali da affrontare attraverso la modifica della legge 157 del 92, quella che si occupa di caccia ma anche del contenimento dei danni da cinghiale e da animali da fauna selvatica, e dall'altra parte sul fronte regionale, profonda riforma degli ATC e dei CA che avrebbero dovuto gestire il contenimento dei cinghiali e molto spesso non lo hanno fatto o lo hanno fatto molto male, revisione e aggiornamento dei piani di contenimento delle province della città metropolitana, diversi fra di loro, molti non aggiornati con le ultime novità normative. Serve un grande passo in avanti in termini di velocità, di opportunità di strumenti, di consentire i contenimenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 anche su terreno innevato, e poi ci serve lavorare anche sui metodi cosiddetti ecologici, i pastori elettrici, e poi l'utilizzo diffuso di gabbie, di recinti mobili, di recinti fissi, cosa che ad oggi si può fare solo in alcune province. Non è accettabile che le aziende si vedano compromessi i loro raccolti, ma oggi non è accettabile che noi compromettiamo la sicurezza delle persone proprio per questa invasione dei cinghiali. Il problema c'è in Piemonte così come c'è in tutte le altre regioni d'Italia. Questo significa che la legge italiana oggi non ci permette di tutelare la nostra gente e di tutelare le nostre aziende. È per questo che l'iniziativa di Coldiretti è un'iniziativa giusta. Cambiamo la legge, tuteliamo chi lavora e tuteliamo la vita di chi percorre le nostre strade. La Regione deve muoversi nell'ambito delle leggi nazionali, evidentemente. Oggi ci sono talmente tanti vincoli, tanti limiti, tanti regolamenti che per noi diventa quasi impossibile riuscire a contenere questa che è un aumento esasperato del numero dei cinghiali, che è un numero di cinghiali che non solo aumenta in campagna, ma che sta raggiungendo anche le nostre città. Da problema agricolo sta diventando problema di sicurezza e di incolumità delle persone. È un problema dell'Italia intera, è un problema di tutelare posti di lavoro e ricchezza della nostra eccellenza agroalimentare. Per questo, da Torino, dal Piemonte, una parola chiara: lo Stato o ci dà i poteri o se li assuma lui, ma risolva il problema.